Grazie, buongiorno a tutti i colleghi, buongiorno al governo che vedo presente. Però c'è il senatore Renzi, per cui sono più serena. I colleghi che mi hanno preceduto sono già entrati in modo più che esaustivo nelle pieghe di questa manovra, che voi ovviamente ritenete espansiva, socialmente equa, rigorosa, portatrice di quel sentimento di eticità che il governo Conte 1 non aveva. E allora mi sorge questa domanda spontanea: se questo Conte bis porta con sé questa etica e questo progresso? Direi di no, anche perché i cambi di casacca repentini a cui abbiamo assistito, i voltafaccia politici che si sono consumati nei mesi scorsi, oggi si riflettono pienamente, sono speculari questa manovra. A questo proposito, in questi pochi minuti che ho a disposizione, io toccherò solo un punto che mi è molto caro, ma non è caro solo a me, è caro a migliaia di imprenditori, piccoli, medi, grandi, è caro alle istituzioni dei territori, e mi riferisco ai comuni, alle province, alle regioni, alle tante associazioni che quotidianamente combattono una legge che ha portato alla quasi totale paralisi. Ed è la legge 18 aprile 2016 numero 50, codice dei contratti pubblici. Volete rilanciare gli investimenti sia privati che pubblici, introducendo strumenti di semplificazione e flessibilità. Allora abbiate l'eticità, la correttezza di portare avanti la riforma di questo codice, che è già iniziata con lo sblocca cantieri, ma solo per una piccolissima parte, perché tre quarti riguardava la questione dei terremoti, delle zone colpite dal sisma. C'è la delega al governo. Non abbiate la titubanza di affrontare la legge 50-2016. Usate un piglio sicuro. Non nascondetevi dietro la paura della corruzione. L'uomo corrotto non lo fa la legge. L'uomo corrotto è di natura sua o lo diventa per distorsione di vita. Per cui affrontate quello che è già stato iniziato non con la paura, rimanendo fermi, perché altrimenti mi duole dire che per far crescere questo Paese bisogna fare una manovra coraggiosa, bisogna dire agli italiani: siamo coraggiosi nell'affrontare tutta una serie di criticità. Non bisogna dire agli italiani: fatevi coraggio. Ecco, voi state dicendo agli italiani: fatevi coraggio, e questo non va bene. Questo non va bene. Affrontate le cose senza guardarvi dietro. Avete deciso di cambiare? Ben venga. Noi saremo un'opposizione ferma, costruttiva, ma non ci fermeremo a guardare, tornando sempre indietro e guardando la 17ª legislatura o la 16ª. No, noi siamo la 18ª, abbiamo fatto molte cose, vi staremo a guardare, ma non vi staremo addosso, vi ricorderemo che siete ora voi seduti su quel banco, per modo di dire, perché c'è, con tutto rispetto, c'è nessuno, però là, in quel banco che oggi dovrebbe essere pieno ad ascoltare tutti quanti e tutti gli interventi, noi vi ricorderemo che dovete tirare fuori voi ora dalle secche, che non le abbiamo create noi queste secche. Per cui staremo attenti e vi ricorderemo tutte le volte il vostro ruolo, che deve essere coraggioso, non pavido.